perché devi fare un suono grande per farlo poi diventare piccolo. Col suono grande e con una grande respirazione. Parti dal piano e fai il crescendo. Ma non guardare solo lo specchio. Giù, gola aperta. Vai oltre questo limite. Non deve essere un limite, devi cercare di capire che fin dove puoi arrivare. E quindi esagera un pochino, anche la partenza. Respira bene e parti pensando sempre, per i trombettisti col bocchino non hanno problemi a soffiare, mandare l'aria in questa direzione dentro. Noi purtroppo se schini in direzione del flauto più bassa, intanto comincia, sei già storta e poi non hai la direzione precisa. Trovare il suono grande del flauto è facile, fare un suono piccolo, magari calante, magari debole, col suono grande e con una grande respirazione. Parti dal piano e fai crescendo. Più coraggio nel soffiare inizialmente, proprio. Ok, vai. E adesso manovra solo qua. Se non esageri, se non vai a cercare il suono più grande, perché a me ha affascinato l'idea di Cavallo che dice il suono piccolo e il suono grande, piccolissimo e grandissimo. Che non ti dà l'idea del suono piccolo, sforzato, o del suono grande, forte, sforzato, ma piccolo perché è piccola l'apertura delle labbra. Dai, ricomincia. Tengo le labbra in una posizione normale e sento esattamente dove passa al centro l'aria. È fondamentale questo, perché il soffiare, avete un esempio, eh? Cioè, ognuno con la propria conformazione, come dicevo, no? Ma l'esempio migliore è quello che dà Bruno Cavallo, che ha il forellino centrale rotondo, perfetto, e quando ci soffia dentro corrisponde allo spigolo. Meglio di così? Irrigidire. Come diceva ieri sera Berti, mi è piaciuto molto, deve essere solare, deve essere tutta questa parte deve essere libera. Suggeriva addirittura il canto, perché non provi a cantare una nota, se tu la canti, liberi delle tensioni interne, cioè tutto questo fa parte di una forma, diciamo così, di preparazione fisica, mentale, eccetera, che ti mette in condizione di suonare liberamente, di soffiare liberamente. Per cui prova a partire con il suono naturale, quello che hai fatto adesso. E poi lo sviluppi, quindi da questo suono cominci a fare un crescendo. Respiri, fai un altro crescendo. Respiri, fin quando diventa grandissimo, secondo le tue possibilità.